Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre a puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giucci e presuntuosi. Amici carissimi, buona e santa domenica, veramente straordinaria è la domenica, questa prima domenica d'ottobre, perché non solo oggi reciteremo la supplica alla Madonna di Pompei, come sempre, ma domani festeggeremo lei, la Madonna del Rosario, e la Santa Madre Chiesa, il Papa, ci ha invitati a fare questo digiuno, questa giornata di digiuno, di preghiera, di pregare il Rosario per la pace. Ecco, accogliamo questo invito di Papa Francesco. Io oggi ho messo qui la foto di Giovanni Paolo II, siamo a Reggio Calabria nel 1988, ero al terzo anno di seminario a Catanzaro e lo incontrammo in occasione del congresso eucaristico. Cosa dico a Papa Giovanni, di cui ricorrono domani, oggi e domani, i 40 anni della sua storica visita in Calabria, il 5, il 6, il 7 ottobre del 1984. Ecco, sono passati 40 anni e io dico a Papa Giovanni, dico: Santità, la mia vocazione sacerdotale è iniziata quando voi siete stato in Calabria. E lui rispose: bene, bene, grazie a Dio. Ecco, a Mendicino c'è questa reliquia molto particolare, ecco, la maglietta che Giovanni Paolo II indossava il 13 maggio del 1981, quando io ancora, di grazia di Dio, ne avevo pochissima, ecco, ero molto lontano dalla Chiesa a quei tempi. Ecco, e Papa Giovanni viene raggiunto da questo colpo di pistola, più colpi di pistola, ma uno dei quali gli sfiora proprio l'arteria, e questa pallottola noi sappiamo che è incastonata nella corona della Madonna di Fatima, ecco, in Portogallo. Ecco, amici miei, stiamoci attenti. Ecco, Giovanni Paolo II viene sparato il 13 di maggio del 1981 e il 24 di giugno, cioè 40 giorni dopo, un numero particolare, 40, incominciano queste benedette apparizioni della Madonna, della Madre di Gesù a Meggiugorje. Ecco, l'altra volta ho letto per il primo messaggio con approvazione ecclesiastica, quello del 25 di settembre, ecco, che ci richiama sempre alla stessa cosa, alla conversione. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione. Alla conversione perché? Per la pace, perché ci sia la pace in voi, ci sia la pace in me, in te, in ognuno di noi. Poi la pace nelle nostre famiglie e poi si espande al mondo. Ecco, la recita del Rosario, la contemplazione dei misteri della vita di Gesù porta questa pace. Non è importanza se ci distraiamo, se non lo sappiamo dire bene. L'importante è che recitiamo le preghiere,
e soprattutto il rosario che ci fa fare memoria di Gesù, che è il nostro Salvatore. Noi siamo già salvati, ma purtroppo non viviamo da salvati. Sembra tante volte che viviamo da condannati, condannati a soffrire, condannati a morire, condannati ad andare in un precipizio, in un buco nero. E no, amici miei, noi stiamo andando verso il paradiso. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera e viene da Dio. Gesù è Dio, non è solo uomo, è Dio che si è fatto uomo per venirci a dire: vi lascio la pace, vi do la mia pace, perché io non guardo ai vostri peccati. Ma se avete un pizzico di fede, se abbiamo un pizzico di fede, noi ci salviamo. Perciò dobbiamo essere attaccati tanto alla Madonna e agli amici di Gesù. Ecco, sono giorni straordinari questi. La fine di settembre con la festa degli arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele, poi il 30 San Girolamo, un innamorato di Gesù che diceva l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, poi il 1º ottobre la grande Santa Teresina del Bambin Gesù e poi l'altro ieri. Il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, abbiamo il primo papa che si chiama come lui, Francesco, e oggi San Bruno di Colonia, che è nella nostra terra, Serra San Bruno, c'è San Bruno. Ecco, sono memorie particolari. Se noi stiamo uniti alla Madonna e agli amici di Gesù, noi riceviamo la grazia, carissimi amici. Allora, questa fotografia. Papa Giovanni Paolo II è stato in Calabria il 5, il 6 e il 7 ottobre del 1984 ed io con gli amici di Comunione e Liberazione l'abbiamo seguito, l'ho seguito per tutti e 3 giorni. Venerdì a terra a Lamezia e noi eravamo lì, appena scende le scalette dell'aereo, si inginocchia, bacia la terra, ci saluta. Venerdì sera va a dormire al convento del nostro grande Francesco di Paola e un migliaio di giovani facciamo una fiaccolata dalla superstrada al convento di San Francesco di Paola. Lui esce dal balconcino e viviamo una serata indimenticabile. Ecco, noi avevamo preparato anche dei canti in lingua polacca, me li ricordo pure. Fu una serata straordinaria, il Papa in Calabria. Il giorno dopo, sabato, venne, prima la mattina va a Serra San Bruno, a Crotone, mi sembra, e poi il pomeriggio viene a celebrare nello stadio a Cosenza la messa ed io sempre con gli amici ero lì. Domenica partiamo e andiamo a Reggio Calabria per la giornata con i giovani, per l'incontro con i giovani. Arriva in ritardissimo, quasi con un'ora di ritardo e si mette a scherzare a mezzogiorno, era quasi l'una, dice mezzogiorno, ecco un altro incontro, un'atmosfera di gioia, di pace, veramente incredibile. Ecco, la sera, quando io ritorno a Cosenza, a Donnici, e vado a letto, la prima volta io non a tutto avevo pensato nella mia vita, ma tranne l'ipotesi di fare il prete, di diventare prete, mai considerato medico, artigiano, artista, anche cantautore, ma prete mai. Quella sera, il 7 ottobre, domani, 7 ottobre, che poi fra altre cose poi scoprì che è lo stesso giorno in cui si sono sposati mia mamma e mio papà nel 1956, era domenica, e loro si sposarono il 7 ottobre. E il 7 ottobre del 1984 per la prima volta ho sentito questa forza, questa gioia di donarmi, questa ipotesi di donarmi completamente a Dio, a Gesù, alla chiesa, ecco. E stanco morto mi misi a dormire. Appena mi svegliai il lunedì mattina, ecco, un po' intontito come sempre, no? Allora dopo sono
ritorna questo pensiero e mi mette a ridere perché era fuori dai miei desideri, dalle mie aspettative. A quei tempi cercavo una ragazza per mettere su famiglia, ecco, e la cercavo nella comunità cristiana. Invece, il lunedì sera non ce la feci più e andai a confessarmi sta cosa qua che mi stava succedendo. E il prete che mi confessò mi disse: "Guarda, tieni per te questa esperienza, ecco, se sono rose, fioriranno." E ho covato questa gioia, questa cosa strana che aveva iniziato ad essere in me per un paio di mesi, e poi ho incominciato a dirlo, nessuno ci credeva, ma sono 34 anni che sono prete e sono contento. Faccio un po' fatica a stare nei panni dei preti perché tanti miei confratelli sono un pochettino rigidi, però Dio vede e provvede, io non sono migliore di nessuno e dobbiamo aiutarci tutti quanti nel cammino verso Gesù. Ecco perché ho rubato un po' di tempo alla liturgia di questa domenica e ne ruberò ancora perché alla fine voglio che ascoltiate questa preghiera che io composi nel 2005, poi vi dico dopo. Allora, c'è il tempo solamente per sfiorare la seconda lettura bellissima di oggi che ci ricorda che Gesù non è un guru, Gesù no, non è un grande uomo, non è un profeta, non è un taumaturgo, non è un rivoluzionario, tutte queste cose, ma Gesù è Dio. Allora, fratelli, dice la lettera agli ebrei, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, perché noi uomini siamo di poco inferiori agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Con Giovanni Paolo II diceva: l'uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo deve, imperativo categorico, deve con la sua inquietudine e incertezza, siamo tutti inquieti e incerti, non abbiate paura, fratelli e sorelle carissimi, con la nostra debolezza e peccaminosità, perché siamo deboli e ci veniamo meno, ci mancano le forze di fare il bene. Con la nostra vita e morte cosa dobbiamo fare? Avvicinarci a Cristo. Ecco l'esperienza cristiana. Seguire Gesù nella Chiesa e in questi segni, soprattutto l'Eucarestia, ogni giorno, ogni domenica, in modo particolare, il sacramento della riconciliazione e poi la preghiera. Questo a Medjugorje tanti vengono rinnovati da questa semplicità, amici miei. Allora, chi vuole comprendere se stesso deve avvicinarsi a Cristo, perché conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Amici miei, quando andiamo in paradiso, quando i bambini vanno in paradiso, i bambini che muoiono sotto le bombe, sotto le macerie, che muoiono di stenti, di fame, di malattie stupide che potrebbero curare benissimo. Amici miei, che chi trovano? Quale Dio trovano nell'altro mondo? Ecco, noi crediamo che trovano Gesù, ecco, ma Gesù che è morto di una morte brutta, ma è risorto e vive glorioso. Ecco, dopo questo esilio, la Madonna ci mostra Gesù, la Madonna ha adottato Karol Wojtyła, che poi è diventato Giovanni Paolo II, ma la Madonna vuole adottare ognuno di noi, amici miei, ecco perché io mi sento un po' pure forte, dico, Madonna mia, se papà e mamma si sono sposati il 7 ottobre, il giorno della tua festa, la Madonna del Rosario, e la mia vocazione a sacerdote è iniziata il 7 ottobre, il giorno, allora ci sarà, io amo spudoratamente la Madonna, amici miei, la dobbiamo amare tutti quanti, con tutto il cuore. Perché? Perché lei ha accompagnato suo figlio a morire sulla croce per amore a noi, a me, a te, a tutti. Ecco, infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna
di chiamarli fratelli, siamo tutti fratelli di Gesù. E poi il Vangelo, ecco, l'antifona ci ricorda che se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Ma per amarci gli uni gli altri dobbiamo conoscere l'amore di Gesù, carissimi amici. Allora, il Vangelo, la prima parte, ci ricorda che Mosè aveva dato anche la libertà di ripudiare una moglie infedele, ma dice, adesso non è più così, con Gesù tutto diventa possibile. Con Gesù diventa possibile perdonarsi e stare insieme una vita, 50, 60 anni. Quel simpaticone Don Roberto, sto prete di Salerno, ha fatto una battuta a un matrimonio, ha raccontato che ha incontrato un vecchietto che era sposato da 60 anni e gli chiede: ma come hai fatto a stare 60 anni con la stessa donna? E lui rispose: nepo, c'è lo stomaco, ecco, ci vuole la forza, ci vuole forza. La forza non viene dalla ragione solamente, ma viene dalla fede. Se noi sperimentiamo l'amore di Gesù, troviamo la forza di volerci bene e anche di sopportarci e di perdonarci. Allora, i discepoli non capiscono l'insegnamento di Gesù di matrimonio, no? Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Dice, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento che è di molta attualità. E Gesù dice loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiata il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Allora gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si arrabbia e dice loro: lasciate che i bambini vengano a me, perché i bambini non sono solamente belli, sono pure pesanti da sopportare, sono fastidiosi i bambini, amici miei. E questa è la novità cristiana, sopportarci anche a vicenda, ecco, avere una persona cara, diversamente abile in casa, un nenna, una polpetta, amici miei. Ci sono tanti nostri fratelli che soffrono. Allora, stiamoci attenti, quelli che ci sentiamo intelligenti, bravi, capaci. Si vede se accogliamo i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno. Avevo fame, ero nudo, ero forestiero, ero carcerato, malato, e avete fatto qualcosa per me. Ecco, questi sono i bambini. Lasciate che i bambini vengano, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Una persona che diversamente abile ha bisogno, la nostra società dovrebbe fare di tutto e di più per questi nostri fratelli, li dovremmo tenere veramente in maniera unica e grande e rispetta invece, amici miei. Gesù al vedere questo si arrabbia. Il regno di Dio, dice, in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino. Il bambino si lascia amare, si lascia perdonare, si lascia lavare, si lascia imboccare. E noi dobbiamo fare la stessa cosa con Dio che ci ha mandato Gesù. Ecco. Allora poi prende in braccio i bambini, li benedice e impone loro le mani. State calmi. Perché quando il bambino si sente attenzionato, incomincia a calmarsi. Quando è che fanno i capricci? Quando noi non li consideriamo. È la stessa cosa, tanti nostri fratelli stanno male perché non sono attenzionati da noi che ci sentiamo sani, ma non sani non siamo per niente. Però, soprattutto questo, cari amici, vi lascio, vi invito ad ascoltare questa canzone, questo video è stato realizzato proprio pochi giorni fa. Questa preghiera al Padre Eterno, Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, di quelli mai nati, dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi, ecco i bambini sono esclusi, dei malati, Padre per l'eternità, fammi fare un giro per le strade del tuo cuore e poi portami in quel posto dove c'è soltanto amore. Poi dimmi che mi vuoi bene perché ne ho bisogno
come un bambino ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Ecco, Gesù è venuto per renderci certi dell'amore di suo papà, che è mio papà, è tuo papà, è padre di tutti. E noi dobbiamo dire la verità, ci sembra una favoletta. No, allora, c'ho San Francesco d'Assisi, che al padre biologico, a cui voleva bene, gli dà anche le mutande dicendogli: papà, ti voglio bene, però Gesù mi ha fatto scoprire che io ho un altro padre. Ecco, allora questa canzone, Padre di Misericordia, l'ho composta proprio nell'anno in cui sono andati in cielo tre grandi nostri fratelli e una sorella. Suor Lucia di Fatima, il 14 febbraio, il 22 di febbraio del 2005, il grande Don Giussani, e il 2 aprile, lo stesso giorno della nascita al cielo di Giovanni Paolo II, ecco, Giovanni Paolo II, la nascita al cielo di San Francesco di Paola, Giovanni Paolo II. Quindi vi saluto e vi invito ad ascoltare questa preghiera e a farla vostra, perché ognuno di noi deve pregare come Gesù ci ha insegnato. Ciao, ciao. Passa il tempo, passa in fretta, ma certo non per te. 1000 anni come un giorno sono davanti a te. Padre buono, padre grande, io sono ancora qua, in questa immensità che tu hai pensato tutta per me. Quanto bene, quanto male, fuori e dentro me, è una guerra senza sosta, ma l'hai già vinta tu. Con la morte sulla croce del figlio tuo Gesù, hai vinto il male e anche la morte, e vuoi che io conosca te. Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, Padre di quelli mai nati, Padre dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi e dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore, portami in quel posto dove c'è soltanto amore, e poi dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino, ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Passa il tempo, passa in fretta, ma certo non per te. 1000 anni come un giorno sono davanti a te. Tutto è ormai compiuto, niente, nessuno si perderà. Misericordia, misericordia per chi l'accoglie con umiltà. Quanta pace, quanta gioia a stare insieme a te. Padre buono, Padre grande, fonte di ogni bontà, e guardare tutto insieme al figlio tuo Gesù, è lui la via, l'unica via per arrivare fino a te. Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia,
padre dei bambini morti, padre di quelli mai nati, padre dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi e dei malati, padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore, portami in quel posto dove c'è soltanto amore, e poi dimmi che mi vuoi bene, io ho bisogno come un bambino, ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Simo tutti su tu stesso giro, simo tutti su tu stesso sole, simo tutti su ta stessa luna e simo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne vivimo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, ca simo nati senza fa domanda. E tutte cose che ne si mutini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre a puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito. E ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giù c'è presuntuosi.